Buongiorno a tutti da Ankara. Oggi è lunedì 11 maggio e segna una data importante, proprio perché avvia l'inizio della famosissima fase 2, o l'avvio di quel processo di normalizzazione, così come definito dal presidente Erdogan in accordo con il comitato scientifico, che porterà alla graduale riapertura delle attività lavorative e delle attività, produttive, incluse l'apertura dei principali centri commerciali. Per tutto il mese di maggio, tuttavia, i fine settimana saranno in modalità coprifuoco totale, proprio per evitare il diffondersi nuovamente dei contagi. Ad oggi i numeri sono rassicuranti, il numero di morti si attesta intorno ai 50, per giorno, e il numero di guariti ha raddoppiato grandemente sul numero dei positivi. Sono cifre che rassicurano e che aprono le porte a nuove misure che verranno adottate presumibilmente a partire da giugno, ossia l'apertura dello spazio aereo anche per quanto riguarda i voli internazionali e la ripresa delle attività turistiche. All'ordine del giorno, infatti, è la certificazione di sanità delle principali strutture turistiche e le campagne per richiamare turisti in Turchia. Ovviamente in tutte queste logiche ha un grandissimo peso l'economia. La settimana scorsa si è registrata il picco clamoroso della lira turca riguardo al dollaro e riguardo all'euro, che ha raggiunto anche un tasso di cambio di 7,8 circa. Insomma, una crisi finanziaria che ha richiamato alla memoria la crisi occorsa nell'agosto 2018, quando la Turchia appunto viveva delle grandissime frizioni con il partner americano. Proprio in riferimento al partner americano c'è da sottolineare lo sforzo, in linea con le misure di soft power umanitarie adottate dalla Turchia, di inviare degli aiuti a Washington. Sono partite nelle settimane scorse ben due cariche di aiuti, accompagnate da una lettera sottoscritta dal presidente Erdogan e rivolta alla controparte Donald Trump, in cui si rimarca l'importanza della partnership. A seguito dell'invio di aiuti umanitari è stata tenuta anche una conferenza in modalità webinar organizzata dal The Atlantic Council for Turkey con l'inviato speciale per la Siria, l'ambasciatore James Jeffrey, e il portavoce del presidente Erdogan, in cui si è rimarcata nuovamente l'importanza della partnership, facendo presente quelli che sono i nodi cruciali, ma l'elemento fondamentale è che durante questa discussione è stato messo in evidenza come la fornitura dell'apparato missilistico S-400, che si sarebbe dovuto concludere in queste settimane. Ricordiamo che l'apparato S-400 è un apparato di difesa russo con cui la Turchia aveva siglato un contratto l'anno scorso. In realtà, per il momento è stata congelata proprio come misura precauzionale contro il coronavirus. Quindi probabilmente nelle prossime settimane l'attenzione sarà puntualizzata, focalizzata su delle nuove dinamiche per quanto riguarda il partner oltreoceano, ma anche per quanto riguarda i rapporti con la Russia. Rapporti con la Russia che continuano ad essere abbastanza intensi, soprattutto nello scenario siriano, dove i pattugliamenti congiunti continuano, e purtroppo nelle ultime ore l'informazione, la notizia che nel cantone di Halabab in Siria, quindi il cantone che è stato oggetto della prima missione militare Scudo Eufrate della Turchia del 2016, è avvenuto un attacco terroristico probabilmente organizzato da milizie sorelle o affine del PKK o del PYD, così come informano i media turchi. Oggi, nei giorni scorsi, quindi nel fine settimana scorsa, gli stessi media turchi, come i media italiani, hanno riportato con orgoglio e con una grande dose di contentezza la liberazione della ragazza italiana Silvia Rovano, che tutti noi accogliamo con grande gioia, e sottolineando l'importante ruolo svolto dall'intelligence turca nello scenario africano e soprattutto in Somalia, un ruolo che è stato appunto
di importanza chiave per il rilascio dell'ostaggio. Un elemento che sottolinea nuovamente quanto la Turchia sia impegnata in Somalia con azioni di soft power, quindi interessi sia economici ma anche culturali, se vogliamo anche di intelligence e di addestramento militare, e quanto comunque dall'altra parte la cooperazione tra Italia e Turchia sia una cooperazione win-win e quindi estremamente solida e dall'importanza cruciale sia per l'Italia che per la Turchia in quanto membri sia dell'Alleanza Atlantica che partner del Mediterraneo. Per quanto riguarda sempre il rapporto tra Turchia e Unione Europea, voci di palazzo, voci di corridoi non ancora ufficializzate fanno presagire un'estensione dell'accordo del 2016 tra Turchia e Bruxelles, l'accordo che era stato il cosiddetto accordo per i rifugiati siriani contro guarda, prevenire l'immigrazione illegale che era stato appunto messo in discussione nei mesi scorsi dalla Turchia di Erdogan tramite l'applicazione di quella che era una politica delle porte aperte, quindi l'invio di rifugiati verso i territori europei. L'attenzione in questi giorni appunto focalizzata su più fronte, ma in ogni caso i morali sembrano alti e soprattutto allietati dalla grande novità e notizia della liberazione di Silvia Romano.